Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, sono appena tornata dall'evento Too Faced, che è stata una figata pazzesca. Sono qua a Londra e vabbè, abbiamo fatto un cocktail party con il lancio dell'eyeliner Better Than Sex, il lancio mondiale che sarà disponibile da aprile. Io ho avuto l'occasione di provarlo in anteprima, quindi, e ce l'ho, quindi sono molto molto felice di essere qui a Londra per Too Faced. Sono l'unica ragazza italiana qui, quindi è un onore per me, è un onore davvero, è un sogno che si realizza. Comunque, come vi dicevo, sono in questo bellissimo hotel 5 stelle che si chiama Corinthia, sì, nel centro di Londra, proprio a pochi passi dal Big Ben, da Westminster, eccetera. E quindi, visto che più che una stanza io ho un vero e proprio appartamento, volevo farvi questo tour del mio appartamento, delle mie stanze, insomma, come volete chiamarla, perché secondo me è molto molto bella e voglio farvi vedere una cabina armadio, un bagno bellissimo, una stanza enorme, e quindi voglio farvi vedere tutto quanto. Secondo me può essere carino. Sono appunto in accappatoio e ciabattine perché sono appena tornata, ho indossato i tacchi per tante ore e quindi finalmente mi sono messa comoda e i miei piedi stanno ringraziando. Proprio, se ascoltate bene li sentite che dicono sì, evviva! Comunque, forse saranno i 6 cosmopolitan che ho bevuto, non si sa. Comunque, questo è l'intro di questo video, che vi piace o no? Questa è la porta d'entrata, sono qui da sola, il mio fidanzato mi manca tantissimo, ma qualcosa dovrò pure fare, quindi vi faccio il tour della stanza perché sono appunto sola e mi annoio. Comunque, questo è praticamente il corridoio. Si entra da questa parte, questa è appunto la porta d'entrata e questo è il corridoio che ci troviamo davanti. Allora, andiamo ad esplorare. Che cosa andiamo ad esplorare? A sinistra c'è la camera da letto, dritto c'è la cabina armadio, a destra c'è il bagno. Io andrei quasi quasi prima ad esplorare il bagno, che ha queste due porte scorrevoli meravigliose, nel senso che ti si apre proprio un mondo perché il bagno è gigantesco. Ta-taran, ta-taran, ta-taran. Ed entriamo in questo bagno meraviglioso. Come potete vedere è tutto fatto in marmo, è veramente stupendo. C'è la vasca da bagno con idromassaggio, qui c'è la televisione che io adesso non userò naturalmente perché non abbiamo tempo. Comunque, scaldo asciugamani, eccetera, eccetera. Ci sono due lavandini, ci sono io, ciao! Ci sono due lavandini. Non che io ne abbia bisogno, ma insomma, quale donna direbbe mai no a un po' di spazio in più? Io sicuramente no. E qui ci sono i miei trucchi. Devo dire che io avevo lasciato tutto in una sistemazione completamente diversa, ma la signora delle pulizie è venuta e mi ha spostato tutto. E allora, vi faccio vedere quello che ho portato. Allora, iniziamo dalla base. Ho portato il Mr. Matte, la base opacizzante di Givenchy, con cui mi sto trovando molto bene, è molto sottile, quindi la uso, la porto anche in giro quando viaggio perché è compatta e quindi mi sta nel beauty case, non occupa molto spazio. Poi, come fondotinta, il mio fondotinta preferito del periodo è senza dubbio lui, è il Forever di Dior, è opacizzante, copre il giusto e non si vede addosso, la mia tonalità è la 1N, è fantastico, poi è veramente a lunga durata. Poi, correttore, ho questo di Marc Jacobs, eccolo qua, Marc Jacobs, è, si chiama, la tonalità è la numero 1, Rendezvous, ovviamente la più chiara. Poi, allora, come cipria ho quella di Make Up For Ever, questa è la Ultra HD solita, solo che questa è compatta, quindi è anche molto più semplice da portare in giro. Poi blush è il Dandelion di Benefit, molto piccolino da viaggio. Come terra, come al solito, la mia preferita da sempre è la Hoola, sempre di Benefit, anche questa super compatta. E poi abbiamo, allora, base per il trucco occhi, il nostro primer occhi, è la mitica, miticissima Primer Potion di Urban Decay. Come ombretti ho portato questa palettina di Dior, questa è la Dior Backstage Eye Palette. In realtà anche qui all'interno c'è la base, c'è il primer occhi, ma io non lo uso. Uso però gli ombretti che ho usato anche per il trucco di oggi, che non so in realtà se sia ancora decente perché sono passate diverse ore, però sì, mi sembra di sì, dai. In realtà è molto molto bella questa palettina, forse in questo specchio riuscite a vedere un po' meglio il make up, vediamo,
Sì, forse sì. Ed è molto molto naturale, comunque come al solito sui toni del marrone l'ho fatto un pochino più scuro, anche se questa luce è molto forte, quindi forse non sembra tanto scuro. E, il rossetto se ne è un po' andato, però il trucco occhi secondo me è ancora top. E poi, come matita ho questa dell'Inglot, e la Kohl Pencil è in realtà appunto una matita nera molto scrivente. Come eyeliner ho usato il Roller Liner di Benefit. Eccolo qua. E per le sopracciglia non ho potuto purtroppo portare i prodotti del mio kit perché avrebbero occupato troppo spazio, quindi ho portato la matita Diego Della Palma numero 101. Mascara ho il Bad Girl Bang di Benefit, uno dei miei mascara preferiti, appunto il Better Than Sex di Too Faced. E poi ho fissato naturalmente il trucco con il mio questa confezione è super sporca, ma nonostante io cerchi di pulirla, purtroppo il colore del fondotinta non se ne va. Comunque è l'All Nighter Makeup Setting Spray, ed ho anche il Peach Lip Balm di Too Faced, con il quale ho preparato le labbra al rossetto, che è un balsamo labbra fantastico, ragazzi, è stupendo questo, provatelo. Mi piace moltissimo anche lo scrub di questa linea. E poi come rossetto, in realtà, ah sì, beh, non posso farvelo vedere, ma magari ve lo faccio vedere dopo perché ce l'ho in borsetta, ed ho utilizzato il rossetto colore Posh di Mellow Cosmetics, che è un brand non conosciutissimo, ma ragazzi, fa dei rossetti pazzeschi, cioè guardate, andate a cercare Mellow Cosmetics perché i rossetti sono super. E poi vabbè, questi sono i miei pennelli, questo è il pennello, stanno cadendo un po' ovunque. Questo è il pennello che uso sempre per la terra, che mi chiedete di quale brand sia, ed era di Sigma o di Sedona Lace. Penso Sedona Lace, comunque ce l'ho da un secolo, ma in realtà qualsiasi pennello ventaglio va benissimo per la terra. Questo è il resto dei miei pennelli, questo è di Too Faced, il resto sono tutti MAC. Qui ci sono i... ci sono i cosi, come si chiamano, non dischetti ma i batuffoli di cotone, in realtà io comunque mi sono portato i dischetti, e boh vabbè, spazzolino, in realtà qui c'è lo spazzolino, questo hotel ha veramente tutto, quindi qui in realtà c'è lo spazzolino e anche il dentifricio, quindi l'ho portato, praticamente non serviva, ecco, comunque c'era. Addirittura c'è il colluttorio in hotel, quindi. E poi come profumo invece ho portato l'Alien, e sì, questo è l'Alien semplice, che come vedete sto per finire, quindi sto cercando di finirlo prima possibile. Poi ho la mia spazzola Simil Tangle Teaser, che porto in giro quando viaggio perché è piccolina, più compatta rispetto alla Tangle Teaser. Per la skincare ho la It's Potent crema occhi idratante di Benefit, con cui mi trovo sempre molto bene. Come crema viso invece ho portato questi campioncini che mi ha regalato la mia amica dermatologa, ed è un gel per il viso idratante ma non ti appesantisce la pelle, molto buono questo della Ceramol. Poi vabbè, questo in realtà è uno spray è una dose quotidiana di vitamina D, perché io ho carenza di vitamina D, quindi me lo porto sempre dietro. Il mio deodorante, che è sempre sempre il Dove, io amo, questo è il deodorante migliore al mondo, non me ne frega di quante schifezze abbia, il deodorante migliore. Poi questo è un prodotto per i capelli che contiene cheratina, quindi mi aiuta a tenerli forti. E questo invece è lo struccante che andremo ad usare, ed è il Be Pure Struccatutto di Diego Dalla Palma, che è bifasico ma basterà assolutamente per questa sera. Qui ci sono invece i cotton fioc e vabbè, i dischetti di cotone sono lì. E questo è quanto per quello che mi sono portata. Qui vabbè c'è il WC con il bidet, niente di che. E poi invece qui c'è la doccia, che è meravigliosa. Non ho portato granché, a parte il naturalmente il mio rasoio. Poi questo è il mio detergente per il viso. E poi lo shampoo della Redken e il balsamo capelli del marchio Febe. Qui ci sono invece i prodotti dell'albergo in realtà. E quindi qui mi sa che per quanto riguarda il bagno abbiamo visto tutto, quindi direi di proseguire.
Ok, la mia batteria è appena morta, letteralmente, e quindi non mi resta che filmare con il mio cellulare. Anche se è un po' strano, ho messo comunque la batteria in carica, ma non penso di avere il tempo, sinceramente, per ricaricarla. Evidentemente ho filmato davvero, davvero troppo oggi. Comunque, abbiamo appena visto il bagno, abbiamo visto tutto, tutto quanto, vi ho fatto vedere tutto quello che ho portato, e quindi direi di proseguire con il nostro room tour e andare verso la cabina armadio. Non so nemmeno dove guardare quando filmo con l'iPhone. Andiamo verso la cabina armadio, quindi vi riporto verso il corridoio all'entrata, che è questo, e come potete vedere alle mie spalle c'è invece, anzi, forse è meglio che io filmi così, alle mie spalle potete vedere qui c'è invece, ci sono queste due porte con questi due specchi molto grandi. Eccoli qua, e andiamo ad aprire queste porte e vi faccio vedere la cabina armadio. Spero che sia decente. Mamma mia, questo video mi spiace un sacco perché ho ricaricato per tutta la notte la mia videocamera e poi arrivo qui e non resiste. Comunque, e qui c'è la nostra cabina armadio, che è una figata. Ragazzi, mi è capitato solo una volta di avere la cabina armadio in un hotel ed era a Dubai. Non me l'aspettavo questa volta, e parlando con le altre ragazze, praticamente nessuna aveva la cabina armadio in camera, quindi mi sono sentita tipo, oh, che figo. Comunque, adesso vi faccio vedere tutto quello che c'è qua dentro. Non ho portato tantissima roba, però qualcosina, qualcosina c'è, devo dire. Ok, entriamo. Queste sono le porte che abbiamo appena aperto e questa è la cabina. Si è spenta la luce, basta muoversi un po', si riaccende. Ok, e questa è la cabina armadio. Io, come vedete, sono in accappatoio molto comoda, quindi in realtà tutto quello che ho portato è qui. Allora, qui c'è la giacca che ho indossato questa sera in piedi pool, molto bella. In realtà l'ho presa su Booho e l'ho pagata anche poco, ma è stupenda. Questa invece è la giacca di pelle che ho da secoli e questo è il giacchino. Mi chiedete sempre se è una cosa unica, ma no. Questo è un giacchino che ho preso, boh, non mi ricordo, Forever 21, mi sa, non me lo ricordo. Questa invece è una giacca di pelle, ma li abbino molto spesso assieme. Poi qua sopra ci sono le cosine che indosserò domani per partire, quindi pantaloni, maglione, magliette sotto. E questa è la mia valigia e il trolley nuovo di Louis Vuitton. Vabbè, all'interno c'è un po' un casino, quindi non vi farò vedere. Non è molto interessante, comunque questo è il mio trolley, lo uso sempre solo come bagaglio a mano, non lo metto mai nella stiva dell'aereo. Ovviamente un po' si è macchiato con la pioggia, eccetera, però devo dire che è molto molto resistente, a parte questi dettagli in pelle chiara, il resto non è in pelle, quindi è molto molto resistente antigraffio. Dall'altra parte vi faccio vedere, questa è l'altra parte appunto della cabina armadio, vediamo tutto nel dettaglio. Allora, lì ci sono le mie scarpe, queste sono le All Star con paillette che mi sono portata dietro. Hanno un po' di zeppa, devo dire la verità, ma sono super super comode. Non sono quelle classiche, perché appunto hanno queste paillette molto particolari e sono molto carine. Questi invece sono gli stivali Stuart Weitzman che ho indossato questa sera. Hanno questo tacco meraviglioso, arrivano fino a sopra al ginocchio, quindi quasi a metà coscia. Sono stupendi. Li amo e sono anche molto comodi per essere, insomma, comunque per avere un tacco, non voglio dire importante, ma quasi. Poi vabbè, qui c'è questo specchio molto molto grande e quindi perfetto per specchiarsi. Qui c'è l'abito che ho indossato questa sera, che è un abito molto semplice, in realtà è una specie di sweater dress, quindi un maglione abito. Io l'ho abbinato alla cintura Gucci, che è questa con il logo appunto con la doppia G dorata, e alla giacca che vi facevo vedere prima. Poi avevo anche gli stivali. Avevo portato inizialmente la mia Chanel Vintage, poi però ho deciso di non metterla e di indossare la boy bag che ho usato per viaggiare, non so perché in realtà, ma mi andava, forse perché qui comunque ci sta un po' più di roba. Quindi ho portato due Chanel e poi vabbè, questi sono i miei occhiali. Anche questi per puro caso sono Gucci come la cintura, ma è un caso perché io scelgo sempre gli occhiali in base a, cioè in base a come mi stanno, non al marchio che hanno in realtà. Qua sotto ci sono i gioielli che ho portato e c'è il bracciale Hermès in lacca bianca e hardware dorato. Poi c'è il bracciale
Dior, Jean Dior, anche questo dorato con le scritte nere. Di nuovo siamo al buio. Muoviamoci un po', ok? C'è il mio orologio di Cartier, questo è il Panther ed è tutto, tutto in oro. Io amo alla follia questo orologio, quindi sono felicissima di averlo preso. Poi, sempre di Cartier, c'è il Love Ring, che in realtà ha un po' di sapone nelle insenature. Sì, con insen si dice insenature, boh, non so, non sono sicura. Comunque, questo è l'anello di Cartier. E il Love Ring e io lo amo, lo indosso sempre, sempre, sempre se ho gioielli di colore dorato. Poi questo invece è l'anello di Dior che ho preso ormai credo un anno fa, penso nella boutique di Parigi o Venezia, boh, non mi ricordo. E c'è disegnata questa pina che è un po' il simbolo di Dior, la vedete al centro del cuoricino. Poi ci sono invece gli orecchini di Louis Vuitton. Moltissimi mi chiedete come mai non si trovano più questi orecchini di Louis Vuitton. Ragazzi, questi orecchini si trovano ma soltanto nel modello piccolo. Questo che è il modello grande era edizione limitata, non si trovano più. Però il modello piccolino è comunque molto carino. E questa direi che è la cabina armadio, vi ho fatto vedere tutto, quindi sì, sono molto molto felice di avere la cabina, ma non ci sono abituata, di solito negli hotel non c'è, quindi appena l'ho visto ho detto wow, sono tipo Carrie in Sex and the City, quindi questa era la cabina armadio. Richiudiamo le porte e adesso direi che possiamo entrare nella stanza vera e propria, perché vi ho fatto vedere il bagno, vi ho fatto vedere insomma il corridoio e la cabina armadio, ma non vi ho fatto vedere la stanza. Quindi entriamo. Nel frattempo la videocamera si è caricata un po', spero che resisterà la batteria, incrociamo le dita. Comunque, eccoci qua finalmente, questa è la stanza. Le porte sono simili a quelle della cabina armadio, solo che queste non hanno lo specchio. E se le apriamo, appunto, ci ritroviamo nella stanza che è anche la zona tipo salottino. Non appena entriamo sulla destra c'è questo mobile con questi vasi e la TV. Prima c'era scritto Welcome Nicole Hussel, eccetera, eccetera. E poi qui c'è questa zona lounge, ci sono delle mele fresche. Queste due poltrone, poi lì c'è il mini bar, la macchinetta per il caffè, per il tè, eccetera, eccetera, che io non uso. Poi qui c'è quest'altra zona. Allora, qui c'è un caminetto in realtà che non credo sia più in uso, però molto carino il fatto che ci sia questa bellissima scultura con lo specchio. Sono piccolissima! Quindi sì, è bello il fatto che ci sia un caminetto. Poi qui ci sono altre due sedie con questo tavolino. Qui c'è il benvenuto di Too Faced e dell'hotel che si chiamano Carinthia. Corinthia. Che cosa ho detto prima? Boh, vabbè, comunque un 5 stelle meraviglioso. Ragazzi, mi hanno messo queste roselline e c'è da dire che questi sono dei rossetti commestibili. Sono tipo dei dolcetti. Che figata pazzesca. E poi, allora da questa parte ci sono queste riviste, sono stati molto carini perché io mi sono dimenticata gli adattatori, me ne hanno portati due da utilizzare qua nell'hotel. E poi là sotto, vabbè, ci sono delle decorazioni, questo non so che cosa sia, scopriamolo insieme. Niente, una scatola, un portaoggetti. E poi invece se mi giro, ta-ta-da, c'è il letto, ta-ta-ra-ta-ra-ta. Qui vabbè, il comodino. Il letto sembra anche super super confortevole, spero che lo sia perché sto per lanciarmici. E qui mi hanno invece preparato una bottiglietta d'acqua e basta, direi questo è quanto. Qui ci sono due quadri e nel complesso questa è la stanza d'hotel. Magari ve la faccio vedere da un'altra prospettiva. Qui c'è la finestra, ma adesso non si vede nulla perché è buio fuori. Questa è la stanza da un'altra prospettiva. E questo è quanto, questo è il video di oggi che spero vi sia piaciuto. Fatemi sapere qualsiasi cosa nei commenti perché oh mio Dio, ho la pelle lucida. Tralasciamo, tralasciamo. Comunque fatemi sapere come al solito tutto nei commenti perché sapete che li leggo sempre tutti. Io vi voglio tanto 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 bene, vi mando un abbraccio forte 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 mia family, vi voglio bene, grazie per tutti i bei commenti che mi scrivete, li leggo tutti. Sappiatelo, anche quelli privati che magari pensate che non li lega, li leggo tutti, quindi scrivetemi, vi mando un bacio grande. Ciao, a domani.